guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E appassionati di calcio, benvenuti allo Stade Lyon, benvenuti all'Europeo, benvenuti a Belgio Italia da Fabio Canessa e Beppe Bergomi. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore e non ho più pensato a tutte queste cose. Ciao a tutti, sono sempre io, Matt Destroyer, e in questo video parlerò della partita Italia-Spagna finita 1-1 al Juventus Stadium. Prima di tutto vi avverto che alle 17 oggi ci sarà la mia live parlando di Premier League, di Serie A, di Bundesliga, un po' del calcio in generale e rispondendo alle vostre domande, quindi siateci, fateci domande, in live vi risponderemo. Detto questo possiamo partire. Allora, una partita molto ma molto fortunosa e molto cuore. Nel primo tempo un'Italia inguardabile non cede comunque alla Spagna, che fino al gol di Vitolo non si è vista un'Italia buona, anzi si è vista un'Italia terribile che non riusciva a ripartire. La Spagna ha fatto un ottimo pressing, pressing alto che faceva l'Italia agli europei, loro invece ci hanno proprio messo in culo bene bene. A parte gli scherzi, comunque hanno fatto un ottimo pressing, non ci hanno fatto raccapezzare nulla fino al gol di Vitolo. Buffon purtroppo ha fatto un lancio, un volo, insomma, verso il nulla e prendiamo gol. Però, diciamo, la Spagna è stata molto brava ad attaccare, ovviamente la conosciamo tutti benissimo, Iniesta è un giocatore fenomenale, fantastico, insomma, la Spagna complessivamente ha giocato bene fino, appunto, paradossalmente fino al gol di Vitolo. Dopo il gol di Vitolo, ragazzi, si è vista un'Italia con il cuore, un'Italia proprio che si reggeva non con la tattica, non con l'allenatore, non con la qualità, ma si reggeva con il cuore, con la forza d'animo, con la volontà, con un Immobile scatenato, signori. Immobile, Ciro, io proprio lo voglio titolare assolutamente accanto a Belotti oppure accanto a Pelé e accanto a Eder, insomma, vediamo, ci saranno molti attaccanti da affiancare. Comunque Ciro lo voglio titolare perché ha fatto delle cose straordinarie, è entrato, ha cambiato la partita. Da quando è entrato Immobile, da quando abbiamo subito gol, dopo che abbiamo subito gol da Vitolo, insomma, la partita è cambiata, siamo entrati infatti in partita un'Italia straordinaria dopo il gol di Vitolo, una bella Italia che non può giocare con la qualità, non può fare un gioco di qualità, ma può giocare con il cuore, può giocare con l'intelligenza, che siamo una delle nazioni con i giocatori più intelligenti del mondo e quindi penso che possiamo giocare benissimo anche così, quindi sono soddisfatto dopo del gol di Vitolo. Paradossalmente dopo del gol di Vitolo la Spagna è caduta e noi abbiamo avuto tanto cuore, la difesa spettacolare, Romagnoli se è stato all'altezza, sicuramente è stato all'altezza, grande partita, grande sicurezza mostrata, grandi intercettazioni, con le scivolate se la cava, grande difensore che al Milan sta facendo bene anche in Serie A, quindi ragazzi, Romagnoli mi è piaciuto tanto, purtroppo per lui c'è Chiellini a sinistra che ora rientrerà dalla squalifica, quindi vediamo un po' con la difesa, però sicuramente con la difesa non abbiamo problemi, perché noi abbiamo la difesa, possiamo tranquillamente dirlo, più forte del mondo. Comunque il centrocampo, diciamo, Montolivo mi dispiace perché è uscito in Barella, e quando si fa male un giocatore, male così, dispiace sempre, a prescindere se ti sta simpatico o meno, anche se a me sinceramente Montolivo piace e non capisco molte volte come viene preso in giro esageratamente, però mi è dispiaciuto molto, anche perché
Montolivo per me è un ottimo giocatore, quindi mi dispiace sempre, no? E poi non ho capito una cosa, Verratti, ditemi voi se mi sbaglio, non so se è infortunato, però fare stare in panchina Verratti e Candreva contro la Spagna, non so perché, per quale motivo, comunque forse saranno infortunati, non lo so, però se non sono infortunati, secondo me Ventura qui ha sbagliato proprio. Comunque, ottima, insomma, Italia, De Rossi, ovviamente dopo il secondo tempo, De Rossi bravissimo a finalizzare rigore, freddezza proprio, e lui ricopre sempre quel ruolo straordinario di regista difensivo, qualche volta recuperare palloni, aggressivo, insomma. Un capitan futuro in forma che io non capisco perché molte volte non gioca la Roma. Vabbè, adesso sì, dopo l'espulsione contro il Porto è stata una punizione, però dovrà secondo me giocare tanto perché questo è uno dei miei giocatori italiani preferiti di sempre. Quindi Danielino De Rossi l'ha messa alle spalle di Courtois, spiazzato proprio Courtois. Quindi forza Danielino, ci è piaciuto, mi è piaciuto almeno a me anche Danielino. Poi abbiamo nel reparto offensivo sempre Eder e Pellè che qualche volta sì fanno delle cose molto positive a sprazzi, però oggi si sono visti molto poco e oggi non sono stati molto in forma. Pellè chissà come cazzo si preparerà in Cina, forse gli diranno di fa due corsette già fatto l'allenamento, secondo me, perché rispetto a quello che facciamo in Italia non so cosa, quali allenamenti proporrà insomma la Cina. Però a parte gli scherzi, Pellè sinceramente è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Io spero che lo porterà anche ai mondiali, anche se avrà 32-33 anni. Comunque è uno dei giocatori miei che mi hanno fatto sognare l'europeo. L'ho conosciuto lì e con il suo lavoro di fisico, sponde colpi di testa proprio precisi, finalizzazione proprio mi piace tanto perché è un attaccante che serve a un attacco, perché non puoi giocare con Belotti ed Eder. Per carità, singolarmente sono straordinari, ma non c'è fisico in quell'attacco. Per cui secondo me Pellè ci deve stare, quindi magari un Pellè immobile sarebbe molto ottimo. Immobile, l'ho già detto, ha fulminato due difensori con dei dribbling molto ottimi, quindi mi è piaciuto un sacco anche Immobile. Quindi la squadra complessivamente ha giocato bene, soprattutto dopo il gol, non soprattutto, proprio ha giocato bene dopo il gol di Vitolo. Poverino Buffon, dai, non succede niente, dopo anni e anni di sicurezza, anni e anni di miracoli, una cosa, una cappellina così ci può anche stare. Quindi non starei a fare la predica a Buffon, non starei a fare la predica a niente. Anche perché tra un po' ci abbiamo un'altra partita, non mi ricordo contro chi, ma sempre l'Italia. Quindi concentriamoci, facciamo questi 3 punti perché sono fondamentali. Io non ho voglia di essere ripescato come miglior seconda perché dopo sono cazzi e chi non te lo dice nessuno che sei la miglior seconda. Quindi forza ragazzi, andiamo avanti e mi raccomando l'atteggiamento come dopo il gol di Vitolo, perché ragazzi con il cuore, Italia con il cuore, Italia senza cuore non è niente, ma Italia con il cuore può cambiare la storia. Italia con il cuore può andare avanti. Forza Italia, forza Azzurri, Fratelli d'Italia tutti uniti per la partita che avverrà fra 2 giorni, mi sembra. E non mi ricordo contro chi, però spero che il video vi sia piaciuto. Spero che quest'Italia, dopo il secondo tempo, oppure dopo il gol di Vitolo, vi sia piaciuto, perché a me mi è piaciuta tanto, ha dimostrato tanto il cuore, ma prima quei minuti prima del gol di Vitolo c'è da lavorare tanto, perché quei minuti non puoi giocare. Capisco che la Spagna ha un gioco di possesso palla e ha dei giocatori di qualità straordinaria, però non puoi giocare così prima, insomma, il primo tempo non puoi fare un primo tempo così orrendo. E poi mi sono scordato, Florenzi, grande partita, insomma, grande partita, si è visto in non tante azioni, però sempre Florenzi, ragazzi, sa come uscire dalle difficoltà, e De Sciglio, insomma. Ha fatto una partita discreta, non ha fatto una partita della vita, non ha fatto una partita di merda, insomma, ha fatto una partita nella media. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo sempre qui sul mio canale. Stasera, mi raccomando, stasera alle 17, dalle 17 alle 19, sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti!